Comunico che in data 17 febbraio 2017 è stato presentato il seguente disegno di legge. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di mozione sui docenti di seconda fascia e sull'abilitazione degli insegnanti precari. Ha facoltà di parlare il senatore Centinaio per illustrare le mozioni 589 e 590. Prego, senatore Centinaio. Grazie Presidente, le illustro entrambe in modo da andare più velocemente. Innanzitutto una considerazione, finalmente torniamo a parlare di scuola, visto e considerato che più di 1000 giorni fa l'ex, per fortuna ex, Presidente del Consiglio Renzi in quest'Aula disse che la scuola era la sua priorità, per mille passagiorni la scuola è diventata il suo incubo, visto e considerato quello che è successo e visto e considerato quello che non è stato fatto nel mondo della scuola, visto e considerate le ingiustizie che sono state portate avanti da questo governo e dal governo precedente sulla scuola, visto e considerato che le famose scuole belle di cui parlava l'ex Presidente del Consiglio, belle non lo sono diventate e di conseguenza i nostri studenti sono ancora nelle aule di scuola a studiare nelle stesse condizioni in cui erano prima, quindi più di 1000 giorni in cui abbiamo perso tantissimo tempo. Negli anni, Presidente, il sistema di reclutamento degli insegnanti in Italia ha prodotto migliaia di precari con situazioni di lavoro diverse l'una dall'altra, spesso confliggenti tra loro. Alcuni insegnanti sono inseriti nelle graduatorie a esaurimento, altri nelle graduatorie di istituto, con diritti a seconda della fascia di appartenenza, secondo, terzo, diversi a seconda dei diversi sistemi di formazione. Ci sono le GAE, graduatorie ad esaurimento, che erano state create dall'allora ministro Fioroni, 2006, per tentare di mettere fine al problema del precariato storico, con l'intenzione di riassorbire tutti in 3 anni. Evidentemente, ma era logico, non è stato così, visto che dopo 11 anni non è cambiato nulla. Anzi, Presidente, la situazione si è ulteriormente complicata. Dopo l'abolizione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario sono stati inseriti i tirocini formativi attivi, i TFA, senza valore concorsuale e i percorsi abilitanti speciali, i PAS. Nel 2012 è stato bandito un concorso aperto però anche ai non abilitati. La scuola è un grande casino. Venendo ai nostri giorni, ahimè, perché alla confusione si aggiunge altra confusione di un ex Presidente del Consiglio che di scuola non capiva praticamente nulla, il governo Renzi ha ritenuto di poter risolvere questa enorme mole di precariato sedimentato negli anni attraverso la legge La Buona Scuola. L'aveva chiamata riforma, poi per fortuna un minimo di decenza gli ha fatto pensare che forse riforma non lo era, prevedendo un piano straordinario di assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di merito del concorso 2012, escludendo così i docenti abilitati tramite percorsi abilitanti, cosiddetti TFA e PAS, decreto ministeriale 24 del 2010, i decreti abilitati mediante percorsi magistrali e mediante laurea specialistica in scienza della formazione primaria, tutti attualmente inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Se vi ricordate ci avevano promesso che li avrebbero assunti tutti e che non ci sarebbero stati più precari nel mondo della scuola. È passato più di un anno e il mondo della scuola vive ancora le stesse condizioni che viveva prima. La legge 107 del 2015 ha modificato in modo strutturale le regole per il reclutamento e la formazione del personale docente. Ma per gli insegnanti precari che da anni ricoprono il ruolo di supplenti, la nuova normativa ha previsto solo la possibilità di partecipare ad un concorso nazionale non considerando minimamente tutta l'esperienza maturata nell'insegnamento e le abilitazioni conseguite, che gli insegnanti hanno pagato di tasca propria, forti della promessa di una stabilizzazione mai arrivata. Il paradosso, Presidente, le chiedo ancora qualche minuto. Il paradosso è che ora per poter entrare in ruolo dovranno fare un concorso, dovranno dimostrare di saper insegnare, quando già lo fanno da anni. Il concorso si è svolto nel 2016 lasciando una scia di polemiche sui ritardi nelle procedure, gli errori nelle prove.
prevedeva la selezione di circa 63.000 insegnanti, la cui assunzione si sarebbe definita nel corso di 3 anni, ma i dati relativi alle procedure concluse rivelavano già a settembre che nemmeno la metà dei concorrenti era arrivata agli orali, malgrado una grossa fetta di candidati fossero formati, abilitati e già insegnavano nelle scuole. Questo ha impedito di coprire i posti a concorso e gettato ulteriori ombre su una procedura che ha interessato una grossa fetta di candidati che, abilitati e spesso già insegnanti nelle scuole, sono stati esclusi dal concorso, senza di contro fornirgli nessuna possibilità per la stabilizzazione futura. Per di più, tra le varie incongruenze e vere e proprie ingiustizie perpetrate dalla nuova legge, la più odiosa è contenuta nell'articolo 1,131, che prevede dal 1 settembre 2016 contratti a tempo lavoro determinato stipulati con il personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche statali, per la copertura di posti vacanti, non possano superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, così come stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia europea. Iniziato l'anno scolastico, molti istituti scolastici, per coprire gli incarichi annuali rimasti comunque vacanti per l'anno scolastico 16-17, hanno continuato ad attingere alle graduatorie di seconda fascia di istituto, quindi agli insegnanti che hanno tentato il concorso. Quindi è come dire che lo Stato, pur considerandoli impreparati all'atto del concorso, li chiama quando gli servono per lavorare come precari e poi dopo magari 3 anni li licenzia, perché così gli impone l'Unione Europea. Ho quasi finito, Presidente. Da anni questi insegnanti consentono ai nostri figli di poter avere un'istruzione scolastica, coprendo l'organico mancante, ma quando dovrebbe invece lo Stato non riconosce i loro diritti. A nostro avviso, prima di cambiare profondamente il sistema di reclutamento degli insegnanti, il governo avrebbe dovuto sistemare tutto il precariato, non considerando soltanto le GAE, che sono solo una delle tipologie di precariato esistenti, lasciando indietro le graduatorie di istituto. A oggi, infatti, nella seconda fascia di istituto si trovano decine di migliaia di docenti abilitati attraverso percorsi formativi istituiti dallo Stato, i quali hanno già investito enormi risorse di tempo ed economiche per ricevere la formazione. In conclusione, Presidente, alla luce di quanto è stato evidenziato in concomitanza con l'esame presso le Camere, ai fini dell'espressione del parere dell'atto del Governo 377, relativo al riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, che però interviene sul problema niente meno nell'anno scolastico 2020-2021, chiediamo precise azioni del Governo, possibilmente prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, atto a garantire quel futuro lavorativo finora negato ai docenti abilitati della seconda e della terza fascia di istituto. Grazie e mi scuso per aver sforato con i tempi. Grazie, senatore Centinaio. È iscritto a parlare il senatore Di